Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, tra il dormitorio, l'aula scolastica, dove Padre Pio qui quando ebbe questo incarico nel 1916, quando divenne il direttore dei piccoli fratini appena giunto qui a San Giovanni Rotondo, per raccontarvi quello che lui scrisse nel 1914 dalla sua pietrelcina a Padre Agostino, il padre lettore. Lui in questa lettera è tormentato, gli chiede tante preghiere e scrive: in questo frattempo, sebbene molto oppresso dalle infermità corporali, ho raddoppiato le suppliche e le austerità per quel fine da voi indicatomi con l'ultima vostra. In realtà padre Agostino aveva chiesto all'inizio di novembre del 1914 delle preghiere particolari proprio per il suo papà. Infatti scrive: raccomandavo alle vostre preghiere l'anima del mio povero babbo, che io quasi non conobbi qua giù, perché morì quando io avevo 2 anni, e vi pregavo pure di farmi sapere da parte di Dio, se era possibile, se egli era salvo. Ora vi prego per me questa carità. E Padre Pio gli scrive che ha pregato per quel suo fine. Allo stesso tempo poi racconta come lui si sente. Infatti dice: il tutto è riuscito impossibile, sventurato me. Mi sento affatto impotente e privo più che mai di ogni forza per quel tal sacrificio che voi mi chiedete. Tale privazione di forza non può affatto provenire dall'istinto della propria conservazione, poiché tengo a dichiararvi, e ne chiamo Dio testimone, che io bramo ardentemente la morte, e molte preghiere e lacrime le fo al Signore per tal fine. Pregate anche voi il Signore, e in tutto ve lo chiedo per quanto voi avete più santo e sacro, affinché per sua bontà di padre si degni spezzarmi la vita e togliere il suo servo da tanto obbrobrio e da tanta abiezione. Praticatemi questa carità anche col far pregare tante più persone. Troppo dura, padre mio, è la prova che mi mette in continue strette, e non darmi requie né di giorno e né di notte di offendere Dio. Credetemi, padre, non ne posso più. La morte soltanto può dare un refrigerio a tante mie pene ed angustie. Perdonatemi il dolore che vi arreco, soprattutto nello scoprirvi una parte delle mie amarezze. Tanto e troppo crudele io sono, ma voi tanto buono. Mi compatirete? E poi qui possiamo dire che, anche se con le sue preghiere non è riuscito, padre Pio gli dà una rassicurazione sul papà di padre Agostino. State tranquillo. A finire della lettera scrive: vostro padre vi aspetta lassù. Egli perora presso l'Altissimo la causa del figlio suo.